Guardi, con grande serenità, la famiglia non considera nessuna di queste posticce manifestazioni di malessere per quanto ha fatto il signor Pagliatiello, perché, ripeto, questo è evidente dalla prima ora, che non si è trattato di un delitto d'impeto, che non potrebbe mai lo stesso consentire ad un familiare di metabolizzare o perdonare una certa condotta, ma quando poi alla base ci sono un insieme articolato di comportamenti, condotte finalizzate e indirizzate univocamente a determinare la morte di Giulia e del proprio bambino, è evidente che la famiglia non può accogliere in alcun modo, ma non dico in maniera positiva, considerare anche solamente questo genere di dichiarazioni, anche perché sottolineo come queste da parte del signor Impagliatiello sono intervenute alla prima udienza, credo del 18 gennaio, dove ha reso dichiarazioni spontanee e come sapete non ammettono repliche da parte delle altre parti processuali, per cui era libero di dire quello che meglio riteneva per la tutela della sua persona e della sua posizione giuridica. Il problema è che, diciamo, verificare la compatibilità di queste dichiarazioni con quelle che effettivamente sono le emissioni processuali.